A Varese il rumore del pallone può far pensare a una rete che si gonfia alle spalle di un portiere o al soffice ciuff di una retina che si muove. Ma il rapporto con il mondo del calcio è più classico degli odi e tamo, dalle 30 partecipazioni tra Serie A e Serie B ai recenti fallimenti degli ultimi 20 anni. Ma l'amore di un varesino per il Varese va oltre le delusioni più grandi. C'è la voglia di tornare a sognare in grande, specie se quel sogno è coltivato da un ragazzo che fin da bambino ha avuto anche una pelle biancorossa. A 12 anni la maglietta del Varese subito addosso, una maglietta pesante perché allora il Varese era un signor Varese e soprattutto se la indossa uno che è praticamente varesino doc o comunque qua dei dintorni. Daniel Scapinello, che cos'era per te il Varese a quell'età, ovvero a 12 anni, vedendo quel Varese dei grandi? Guarda, io Varese l'ho visto arrivare in Serie B perché non arrivava da non so quanti anni, quindi l'ho visto sfiorare la Serie A e poi ho giocato in quel campo, quindi penso sia stato il sogno di ogni ragazzo che comunque cresce a Varese, quello può disordire nella prima squadra, quindi è qualcosa che mi porterò sempre con me, vai, diciamo così. Partiamo da un pelo prima, perché chiaramente il pallone lo si inizia a muovere da quando eri piccolissimo, sì. 4 anni si comincia a già muoverlo con una casacca addosso. Mi ricordo benissimo, cioè mi ricordo tramite mia madre, io volevo correre a tutti i costi a motocross, però lei avendo paura mi dice dai, prova a fare un allenamento a Morazzone e da lì basta, da lì non mi sono più stancato. Amore a prima vista, sì, ma sì, eri sì, il classico ragazzo pallone, sì, tutto sempre? Il giorno, tutto il giorno, rotto di tutto, sempre solo pallone, avevo sempre solo il pallone. Con un obiettivo ben chiaro, arriva il Varese come dicevamo prima e nel tuo pensiero c'era già un pizzico di magari non responsabilità perché la si vive ancora da piccoli, però insomma iniziare a viverlo in maniera un pochino diversa o era ancora tanta passione? No, beh, diciamo che allora io quando ero già a formazione facevo diversi provini in giro, ho fatto provini all'Inter, sai, comunque capisci di essere comunque un ragazzo bravo nel senso giocare. Poi sono andato a Varese per una questione che mi ricordo che c'era Giorgio Scapini, che era l'ex direttore che mi voleva a tutti i costi, quindi ho detto proviamo. Poi dopo, una volta che sei dentro a Varese, con gli anni capisci che puoi, nel senso, cercare di arrivare e ti responsabilizzi molto di più. Assolutamente, anche perché fai tutta la trafila delle giovanili e poi c'è un allenatore che probabilmente fa sì che la tua carriera, almeno inizialmente, prenda una determinata piega. Sì, è Bettinelli. Io Bettinelli mi ricordo ancora che finiti gli allievi nazionali io dovevo andare in Beretti, Bettinelli era su in primavera, dato che comunque la primavera inizia prima la preparazione, mi disse dai vieni qua, fai un po' di allenamenti, vediamo se sei pronto e tutto. E da lì mi ricordo che mi portò al ritiro e poi dopo sono rimasto con lui tutto l'anno. L'anno dopo io sono rimasto ancora in primavera con Ganz, dopo a gennaio sono andato a Real Vicenza in C2 perché mi dicono vai, fatti le ossa, prova, io avevo 18 anni appena compiuti, non avevo neanche la macchina, fatti le ossa e poi l'anno dopo stai qua con noi, ed è stato così. Poi dopo, quando sono tornato, ho firmato poi un paio di anni di contratto a Varese che però purtroppo... Altro che ossa però ci sono dei ricordi, giustamente tu stavi già andando oltre, ma c'è un ricordo in particolare, ho visto che hai condiviso recentemente una partita a Roma, io ti chiedo ancora di più. Quando si arriva a Roma, partita di Coppa Italia contro la Lazio, ovviamente si arriva a Roma in uno stadio storico per l'Italia, si va in campo nel momento in cui non c'è nessuno ancora dentro nello stadio e un giocatore come giovane come te, lo Scapinello di quell'età, cosa prova? Il discorso come più bello non è neanche tanto l'esordio entrare, no? Lì, ma è proprio il discorso di salire le scale, vedere questo stadio enorme e dire cioè sono qua io. Cioè roba che magari c'era giocatori come tu hai visto Felipe Anderson che scambi la maglia, non so, c'era De Vrij, c'era Lulic, Ledesma, no? Che tu vedi in televisione, l'ho sempre visto in televisione, giocarci insieme, esserci di fianco, è bello, un ricordo che sarà penso il ricordo più bello della mia vita. Come dicevi tu giustamente prima, lo scambio della maglia alla fine con Felipe Anderson immortalato in una foto, non c'è immortalato però dove tieni adesso quella reliquia, la possiamo chiamare così? Sì, è ben custodita. No, mi ricordo la maglia perché io a fine partita l'avevo chiesta a tutti, infatti ho anche quella di Lulic a casa. E vado da Felipe Anderson e gli chiedo la maglia, e io volevo prendere e andare via, e lui mi dice dammi anche la tua.
Cioè, allora gliel'ho data. Poi non so se l'ha buttata da qualche parte. Dovremmo fare l'intervista anche a Felipe Anderson. Adesso lo andiamo a beccare. Quello, sì, quello sicuramente. Da lì, chiaramente, come dicevi tu giustamente prima, un paio di anni in Serie C, Lucca prima, Cuneo poi. Sì. Cosa ti aspettavi? L'essere andato in prestito, come l'hai vissuta? E tu sei uno anche che fa anche sempre tanta autocritica. Da quell'esperienza si poteva trarre qualcosina in più? Allora, Lucca, sono sincero, io sono stato da Dio, tra l'altro c'era Calderisi, che è un altro allenatore che ho avuto, ex Verona e tutto. Mi sono trovato veramente bene, come città, come tutto. Infatti abbiamo fatto bene. E l'anno dopo Varese fallisce e ti trovi senza squadra, con delle aspettative alte da parte degli altri, perché comunque tu cioè, ti dicono giocare in Serie B, quindi io sono andato poi a Cuneo avendo delle responsabilità importanti e non ho fatto bene, non mi sono trovato bene, ho giochicchiato sì, ma non ho veramente fatto bene, quindi sicuramente sì, a Cuneo avrei dovuto fare molto di più, quello poco ma sicuro. Dopo un anno però di apprendistato, quando sei tornato nel Varesotto e quando sei entrato nel mondo dei dilettanti, poi però c'è stata la svolta, Bus 81, poi anche Fenegro, però restiamo su quell'anno Bus 81, 15 gol, un attacco da 77 reti, tu Anzano Berberi che insomma creavate scompiglio ogni domenica e forse anche dei rapporti interpersonali extra calcistici. Ma io con Anzano avevo giocato la Varesina prima, l'anno prima, poi d'estate mi chiama, mi dice guarda che c'è il Bus 81 che vogliono fare una squadra forte, sai che sei giovane, sai scendere in eccellenza, arrivi dalla Lega Pro, e io dico vabbè andiamo. Andiamo e secondo me è stata la scelta più bella, perché è stato l'anno dove sono stato da Dio, sono stato meglio, ho fatto meglio. Quindi è stata proprio una scelta per me azzeccatissima, se lo rifarei in tutta la vita. Peccato abbiamo perso proprio la finalissima playoff per salire di nuovo in D. Però sì, con Ale si è creato un rapporto proprio extra calcistico, tra l'altro sono appena tornato lui, ero al mare da lui, e è una persona come giocatore, penso che lo sapete tutti, proprio di un'altra categoria. Ecco, il calcio dilettantistico è anche quello dei rapporti umani, come dicevamo adesso. Oltre ad Anzano, prima dicevi di Bettinelli, invece dalla parte degli allenatori, si è instaurato anche con altre persone un rapporto di fiducia proprio anche sull'andare a bere qualcosa o è sempre difficile? Sì, boh, è difficile. Non è facile trovare amici nel calcio, ce ne sono veramente pochi. Max, nel senso, lui penso di aver trovato un amico, penso, perché poi nel senso come sapere, Pescara assolutamente, e mi ha aiutato tanto, perché poi ho avuto un periodo abbastanza difficile ultimamente, quindi mi è stato molto vicino e nulla, sì, ce ne saranno magari qualche altro sicuro che voglio bene, però purtroppo c'è tanta invidia nel calcio, quindi devi sempre avere un occhio di riguardo verso un po' tutto. 15 gol a Busto, 10, quindi doppia cifra, comunque anche nell'anno Fenegro, che erano due squadre spiccatamente offensive, sei diventato più offensivo adesso, anche la porta la vedi un pochino di più, era stata anche una tua prerogativa nelle giovanili, è più difficile magari quando si comincia, per ovvie ragioni. Sì, no, quello me l'hanno sempre detto tutti, che nel calcio contano i gol, cioè gli assist contano fino a un certo punto, perché poi alla fine vedi i numeri, 10-15, e poi magari vedi 3, però magari hai fatto 30 assist, no? Quindi mi ha sempre detto di cercare di fare più gol possibili. E a Busto è arrivato quasi per caso, perché alla fine cioè, ti trovi talmente tanto bene davanti con quei due là, era proprio una roba come naturale, perché più ti concentri sul fatto che devi fare gol per forza, e più è difficile che fai gol. Comunque sì, mi sento più offensivo, sì, cioè nel senso mi conosci, sono un trequartista puro, cioè nel senso penso che ho trovato il mio ruolo che avevo, che nelle giovanili non era quello. Tu che sei varesino doc, che hai vissuto appunto il Varese da protagonista, cosa ti auguri per il Varese in questi anni? Si parla di qualche rinascita sempre ipotetica e poi è sempre un po' un buco nell'acqua. Ma io, allora, quando era ripartito in eccellenza, che hanno stravinto, io dovevo andare lì. Solo che vabbè, ho scelto Cuneo perché era una squadra di Lega Pro. Pensavo si creasse proprio una stabilità. Io auguro a Varese di fare le cose con calma, no? Però penso che Varese meriti tanto, meriti molto di più, meriti una società seria, con dei soldi, con dei progetti, e cercare di non fare il passo più lungo della gamba solo per dover arrivare per forza ancora o tra professionisti, cioè con calma, tanto alla fine c'è tempo, Varese non muore domani, quindi avere una stabilità importante. Mi hai dato un assist per la chiosa, un Varese con calma che tra 10 anni possa avere una società solida in una categoria che chiaramente le compete, ci chiuderesti la carriera? Uff,
metteresti la firma? Sì. Allora prepariamo la firma, è tutto in bandito.